sono Alessandro Pietrolini, il direttore artistico della compagnia Sonics, che è una compagnia di performer volanti, come ci piace definirci, e interpretiamo a modo nostro quello che è lo spazio aeroacrobatico nei teatri e nelle piazze. In questo caso qui siamo al Teatro Ariston di Sanremo, in cui proporremo il nostro show, il nostro quinto show teatrale, che è Toren, in cui giochiamo molto con uno spettacolo molto performativo, non ha una vera e propria storia drammaturgica, ma un filo conduttore legato al colore. Partiamo da una semplicissima riflessione, che è quella che il bianco non è nient'altro che l'insieme di tutti i colori, e intorno a questo piccolo pensiero costruiamo le nostre acrobazie. La compagnia è grossa, ci sono 9 performer più tutta una serie di persone collegate alla compagnia, che sono appunto costumisti, registi, coreografi e quant'altro, perché Sonics è un grandissimo laboratorio. In questo spettacolo qui i performer in scena sono 5, mentre gli spettacoli oscillano tra un massimo di 11 un minimo appunto di 5. Ma sicuramente la grandiosità della macchina umana, o meglio quello che può fare un corpo allenato, perché la magia dell'acrobatica è quella che consente di vedere due braccia e due gambe che hanno tutti utilizzati in una maniera completamente diversa, e vengono affasciati, spesso vengono, toccano e dicono: ma siete veri o siete alieni? E poi in realtà no, siamo normalissime persone che però col loro corpo hanno instaurato un certo tipo di rapporto. Adamo Teresina. È un bello spettacolo, è emozionante, eh? E anche guardarli veramente è scioccante, bello, molto bello. Sì, io mi chiamo Elena. Io sono Stefano. E questa esibizione ci è piaciuta molto. Bello vedere questi spettacoli qua a Sanremo. Siamo in via Matteotti, c'è una bambina per il flash mob.